Ma hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andrea Link Ravaltura in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Blasters. Come vedete abbiamo due opzioni perché è uscito l'aggiornamento di Yo-Kai Watch Blasters, clicca dei gatti rossi e banda dei cani pallidi. L'aggiornamento si chiama Armata del Coniglio sulla Luna. Cosa cambia da una versione all'altra? Cambia che il coniglio lunare, come lo chiamo io, ha più contenuti. Fino all'11° capitolo alla storia di Cricca dei Gatti Rossi e Banda dei Cani Pallidi. Una volta finiti i capitoli appunto dei suddetti giochi, lui ha più contenuti, si espande, ha più missioni, più sfide, più boss da affrontare. Quindi direi di continuare. Ecco, quindi di solo uno. Continuiamo con questa qui. La canzone ovviamente è sempre la stessa. Importa i dati di Cricca dei Gatti Rossi. Continua con i salvataggi importati. Ma li ho già importati? Sì, li ho già importati allora. E a posto allora. Quindi penso che se ogni volta che andiamo, se noi giochiamo a Cricca dei Gatti Rossi e andiamo avanti solo su quello, poi possiamo importare quello che abbiamo fatto da Cricca dei Gatti Rossi su Coniglio sulla Luna ogni qualvolta vogliamo. Il che è una cosa buonissima. Puoi cambiare il tuo nome una volta? No? Vuoi continuare con il nome giocatore Link? Sì, se l'ho scelto vuol dire che lo voglio, no? Ed ecco io che Watch Blasters, l'armata del coniglio sulla luna. L'armata del coniglio sulla luna ha diverse nuove caratteristiche. Nuova storia e nuove missioni. Ah, non ho la storia nuova? Potrei iniziare con la nuova storia dopo aver giocato un po' alla precedente. Numero 2, nuovi grandi mostri e potenti oggetti da equipaggiare, nuovi yokai con cui fare amicizia, tra alcuni che non hai mai visto prima, probabilmente della terza stagione, di Yo-Kai Watch 3 ovviamente. Missione vera sfida, mettiti alla prova. Dovrei avanzare molto nella storia, va bene. La canzone chiede a le canzone. Chi ha fatto il check in italiano? Questa è la seconda volta che trovo un termine sbagliato, però... Chieda fichissimo DJ nella sala relax. Numero 6, il collegamento VIP. Va bene, questo lo sappiamo, un sacco di vantaggi. Dovrai riregistrarti per giocare con l'armata. Non ho mai giocato all'area dei viandanti, quindi niente. Non mi interessa proprio. Ma quindi abbiamo finito il gioco praticamente. E infatti abbiamo Jibayan B, che sarebbe Jibayan Blaster, però. Oh, niente male. Da dove viene quel costume? L'ha mandato l'associazione Blasters come ringraziamento per aver sconfitto Panna Soffiata. È il minimo. È il minimo che dovevano fare. A proposito di Panna Soffiata, durante il combattimento, chi era quel robot gigantesco che ci ha aiutato? Era Robonian 28. D'accordo, ma tu che ci facevi con lui, Sabbio? Gli bloccava gli ingranaggi con la sabbia. È un mio amico. Da quando sei un amico di uno così grosso? Che intendi dire? L'abbiamo incontrato tutti un sacco di volte. Un sacco? Una volta, se mi ricordo bene. Due forse. Una sull'arena quando siamo andati per il Re dei Blasters, e una volta nel futuro, non di più. Perché ovviamente è lui, dai. Un momento, non vi ricordate più? È stato prima della battaglia con Panna Soffiata. Quando siamo andati nel futuro, lui combatteva al nostro fianco. Quindi Robonian 28? Già. È in realtà Robonian F? A quanto pare. Sì. Beh, sì. È ciò che ha detto prima che tornassimo nel presente. Voglio diventare ancora più grosso. E vabbè. Magari un po' troppo grosso. Voglio dire, sembrava un altro. E ha un cuore così puro, Sabbio. Non hai notato la sua trasformazione fisica perché tu non vedi che è la sua anima. Sei così gentile. Ma mi chiedo, dove sarà andato Robin 28 dopo? Non sono più riuscito a parlarci da allora. Volevo ringraziarlo. Spero vada tutto bene. Ehi, truppa! Vedi subito al centro di comando per una riunione! La battaglia continua, in eterno, ovvio. Fino a che i 3DS esisteranno. E saranno nuovi, ovviamente. Indovinate, ho delle buone notizie per voi! L'associazione Blasters vi riconosce la vittoria su Panna Soffiata! La vostra squadra passa ora al rango 10! Ciò dimostra ancora di più quanto siete migliorati come Blaster. Oh. Sì, e vai! Ce l'abbiamo fatta! Sono commosso.
Bene, forse ora possiamo goderci un bel riposino. Ma quale riposino? Abbiamo un problema, è tutta colpa vostra. Perché? Sempre problemi. Va bene diventare famosi per aver sconfitto Panna Soffiata, ma fra un po' il telefono esplode per quante richieste di aiuto arrivano. La reception sta per crollare sotto il peso della vostra fama. Allora lavora. Ma che dici? Siete fatti un nome sconfiggendo Panna Soffiata, ma non dimenticate, c'è sempre un nemico più forte ad attendervi lì fuori. Ce ne sono diversi, veramente. Non pensate di aver finito solo perché avete raggiunto il rango 10. Continuate a completare le missioni per salire di rango. Ci sono molte altre squadre ancora più forti di voi. Io punto al rango 15. Per mille giravolte. Lo sapevo che c'era dell'altro. È il modo migliore per diventare più forti e combattere contro nemici più potenti. Vi attendono dei nuovi grandi mostri e tanti altri nemici. C'è una modalità ancora più difficile della modalità super. La modalità ultra. Per affrontare un mostro ultra però devi essere davvero imbattibile. Senza le sfere ultra dei grandi mostri non puoi affrontare la modalità ultra. Raccogli sfere ultra completando la modalità super ad alcune condizioni. Queste condizioni sono particolarmente rigide per i mostri sigillati. Per sbloccare i mostri sigillati dovrai sconfiggere 3 mostri in modalità super seguendo un ordine specifico. Se fallisci hai perso, è ovvio. Il tesoro è extra lusso, ok. Oh, le cose si fanno interessanti. Buon di motta. Oh, a proposito, ho un messaggio da parte di Bocignan. Venite alla sala AIB, AIB, diciamo. Ho qualcosa da dirvi. Ecco, è tutto. Ricevuto. Ragazzi, quando siete pronti per andare alla sala AIB, ditemelo, vi ci porto io. Ci incontriamo alla Blaster Mobile all'ingresso, vi aspetto. Perfetto, possiamo giocare ora? Ti prego, dimmi di sì. Anch'io ho delle notizie per voi. Davvero? Non capita spesso che tu abbia qualcosa da dire a Nebbio? Ma da dove stai parlando? Volevo solo dirvi che ho dei nuovi oggetti in vendita, venite a vedere. Va bene, forse veniamo a vedere. Nuovi oggetti, ma... Se sono triste. Tranquillo, Nebbio, va bene tutto. Bene, questo è lo spirito, le battaglie dei Blasters non sono ancora finite. Forza Blasters! Allora, sapete che c'è forse le canzone? Non era sbagliato, perché sicuramente... Volete vedere un po' una cosa? Ecco, per richiedere una canzone, ecco perché. Perché canzone è il termine proprio di questa modalità. Va bene, non li ascolteremo perché già siamo abbastanza inoltrati nell'episodio. E Annebbia ha nuovi oggetti, quindi dovrebbe essere a rango 2. Uova d'oro. Devo raggiungere 100.000 spereoni. Può rivenderlo per lo stesso prezzo. Perché? Torna presto. Sapete che facciamo come prima cosa? A parte che questo se sembra abbia un regalo. Ecco il vostro ricordo. Trofeo di gratitudine. Uno più bello dell'altro, eh. Prima andiamo qui però. Ecco questo ora chissà cosa vorrà dirmi. Ma sinceramente non mi interessa lottare nell'arena del viandante. Perché vi metterò questa. Gibanian, completo Gibanian B che aumenta di pochissimo i punti salute di uno. I punti salute di uno li aumenta, aumenta la difesa e aumenta la forza. Bene. Va bene, allora andiamo ora da Gibanian e andiamo alla sala AYB, AIB, come vi pare. Vediamo un po' cosa hanno da dirci quelli dell'associazione. Non è io ogni volta mi sbellico con questa scena, però... Ora calmiamoci tutti. Miaosper. No. No. Proprio no. Sono felice di vedervi. Un po' di meno. Furia pelosa. Complimenti per aver sconfitto Panna Soffiata. State proprio crescendo rapidamente. C'è un posto che voglio mostrarvi. Vuoi mostrarci un posto? Mio. Proprio così. C'è una stanza segreta nella sala AYB. Una stanza segreta? Tremo per l'emozione. Dov'è? A dire il vero, è dietro al palco. Cosa dietro al palco? Sì. Lì dovrò chiedervi una cosa. Vi darò di più non appena ci arriveremo. Ok, andiamo allora. Io inizio ad andare, ci vediamo lì. La stanza dopo la porta è dietro al palco, eh? Chiaro. Ma lui? Misterioso? Avete proprio un buon odore ora, o come ora? Che, così all'improvviso? E tu chi saresti? Non è importanza.
Vi interessano i VIP? Forse ha fatto una puzzetta, ma non sappiamo. I VIP? Potresti spiegarti meglio? Infatti. In inglese VIP vuol dire persona molto importante. Vorreste diventare dei VIP? Solo il prescelto può entrare. Dove il collegamento VIP? Ti farò un favore, ti dirò come fare. Apri bene le orecchie. Gioca nella banda dei cani pallidi con il Nintendo 3DS che stai utilizzando ora. Per farlo, crea dati di salvataggio diversi da quelli che stai usando ora. È una seccatura ricominciare da capo su un'altra versione, nessun problema. Potrei semplicemente usare l'icona collegamento VIP sullo schermo del titolo. Dovrei fare attenzione ad alcune cose. Prima di tutto non cambiare scheda SD. Potrei entrare nella sala VIP per sole 24 ore. Se il collegamento VIP va a buon fine, potrai entrare nella sala VIP. Puoi usare il collegamento VIP ogni giorno, ok? Proviamoci allora. Ci farò un video. Bene, bene. Se volete fare un collegamento VIP, venite a parlare con me. La porta VIP è aperta. Ma io vorrei andare dietro. Ah, oh, oh. No, che figata. No, ragazzi, fighissimo. Che è sto posto? Wow. Beh, la prima porta che troviamo dietro al palco è questa qui. Però si aprono anche le altre, si aprono. Però allora, andiamo per ordine, andiamo. Ah. E questa di qua allora? Si apre? Perfetto, solo una si apre, va bene. Pensavo che forse si aprissero tutte, non lo so. Proviamo. Questa allora. No, che bello. Oh! Di già loro? Porca miseria, ragazzi, no, non ce la faccio a farli. Che cos'è per mille giravolte quella statua enorme? Sembra un gatto rosso. Di fianco c'è la statua del cane pallido. Sì, esatto. Questa statua del gatto rosso racchiude il guardiano dormiente, zampe rosse. Il guardiano della cricca dei gatti rossi? Proprio così. La statua rappresenta il guardiano, ad essere precisi. Per dire, mia. E c'è una leggenda riguardo la statua. Una leggenda? Sì. Sulla statua del gatto rosso affiggete degli emblemi rossi e il sentiero verrà rivelato. Verrà rivelato, dici? Non suona molto leggendario, miau. Non soffermatevi sui dettagli. Avete già raccolto degli emblemi rossi? Quando dici emblemi rossi, intendi l'oggetto che si riceve collaborando con la cricca dei gatti rossi? Ti riferisci a quelli, vero? Proprio così. Raccogliete quegli emblemi rossi, così potremo confermare quella leggenda. Capisco. Raccogliamo degli emblemi rossi e affiggiamoli sulla statua. Così. La vostra comprensione è molto d'aiuto. Se guardiamo la statua, gli emblemi rossi possono essere affissi in qualsiasi momento, ma potete attaccarne solo 100 al giorno. Su questo non si discute. Attenzione! Attaccare, dice. È facile a parole. Beh, Blasters, conto su di voi! Ricevuto! Il problema è solo uno. Io non gioco online. Un modo ci sarebbe. Allora, possiamo parlare sia con Usapion che con Sergente Quadro. Vediamo Usapion che ci dice. Ah, finalmente è arrivato il momento. Che c'è, Usapion? Sembri così serio. Queste novità vi lasceranno di stucco. Che novità? Abbiamo appena avuto una notizia sconvolgente dall'associazione Blasters. Notizie sconvolgenti? Maestro Mew, lasciate che vi spieghi io. Maestro Mew? Ah, sembri un po' diverso dal solito. Oh, un gioiellino dell'alta tecnologia e un proiettore di ologrammi. Scusate se ve lo comunico così, ma sarò alquanto occupato dopo questa notizia. Notizia? Sono curioso, di che notizia si tratta? La verità è che per raggiungere un'altra pagina alla storia dei Blasters, abbiamo deciso di creare un'altra squadra. Ma abbiamo già la cricca dei gatti rossi e la banda dei cani pallidi, ne serve un'altra? Ok, quindi formiamo una nuova squadra e poi... andrete sulla luna! La luna, quella palla gigante che splende in cielo, quella luna! Andare nello spazio, che cosa straordinaria! Beh, allora come dovremmo chiamare la nuova squadra? Usapion! Usa... Mi fa piacere che me l'abbiate chiesto.
Il nome della nuova squadra sarà... Sì! Beh, ovvio, no? Tanto tempo fa, in uno yokai world molto, molto lontano... Non ci credo! I Blasters hanno affrontato prove molto dure. Maestro Miu, capo dell'associazione Blasters, decise di creare una squadra speciale, l'Armata del Coniglio sulla Luna. Selezionò i migliori Blasters di ciascun team e li mandò, Bang Zoom, direttamente sul nostro satellite. Se fai parte dell'Armata del Coniglio sulla Luna, significa che sei il meglio del meglio, la creme della creme, il non plus ultra. Il combattimento dei membri dell'Armata del Coniglio sulla Luna stava per iniziare. Non ci ha azzeccato una frase. Avete sentito? L'Armata del Coniglio sulla Luna va nello spazio! Oh sì! Era da tanto che lo aspettavo! Non mi farà sfuggire un'occasione del genere! Andare nello spazio! È il mio sogno! Ah, però si è... Guerre blastellari. E così? Entrerò nell'armata del coniglio sulla luna e andrò sulla luna! È incredibile! Ma questo è lo spirito giusto! Ma sapete, non credo che sarà così semplice. Eh? Il test d'ingresso dell'armata del coniglio sulla luna è chiamato anche test G. Se non lo superate non potete far parte dell'armata del coniglio sulla luna. Ma che cosa? Il test G in cosa consiste? Bisogna combattere contro i potentissimi grandi mostri. Ah? Perché mai bisogna combattere per superare l'esame? Eh? Vi siete già dimenticati, l'armata del coniglio sulla luna andrà nello spazio. In un luogo sconosciuto come lo spazio, non si sa mai che cosa può succedere. Chissà, ci potrebbero essere degli alieni forti come grandi mostri. Che? Non essere ridicolo. Usa? Farà qualsiasi cosa per pur di andare nello spazio. Sì, questo è lo spirito giusto, ricordatelo durante il test G. Forza, formate l'armata del coniglio sulla luna. Al lavoro! I veri Blasters non si accontentano mai. Ora puoi accettare le missioni vera sfida. Approvate dall'associazione Blaster, sono nuove missioni, va bene, caccia le speriani, okay, oh, sì, va bene, non so nulla ma va bene lo stesso. Forza Blaster! Tanto poi posso comunque andarmela a controllare, eh. Ecco, seleziono una missione. Ecco, c'è vera sfida, ma no, non mi interessa ora. Andiamo su storia, oh, armata del coniglio, ma abbiamo anche fermi tutti. Ragazzi, abbiamo anche... i 5 yokai spettrali, attenzione, quante cose abbiamo? Abbiamo tantissime cose qua. Valdoro nuova, piana ciabatta, col di brezza, mondo del futuro. E qua supera il test, ma livello consigliato 55. E mi allenerò allora, che devo fare? Livello consigliato 45? Dovrò allenarmi un bel po' allora. Va bene, Cuggio, per questo video è tutto. Abbiamo visto insomma un po' delle cose nuove che ci sono da fare. Va bene così per oggi. Abbiamo anche ottenuto la tuta di Jibanyan, Jibanyan B, che la stessa cosa accade anche con Komasan, se avete banda di cani pallidi. Io, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. Vi ricordo, come sempre, che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, domani con un nuovo video. Bye bye!